Innanzitutto abbiamo avuto modo di parlare oggi sia con Fassino sia con Franceschini e tutti e due quando si è parlato del tema degli inquisiti e dei pregiudicati hanno storto la bocca e ci hanno mandato via in malo modo. Lei cosa ne pensa? C'è bisogno di una questione morale all'interno del vostro partito o crede che il problema sia tutto della maggioranza? Beh, la responsabilità penale è personale, lo dice la Costituzione italiana. Dopodiché i pregiudicati non devono essere candidati e chi ha problemi come quelli che purtroppo sono d'attualità dovrebbe risolverli da solo senza mettere in imbarazzo tutto il partito. Insomma, noi in Lombardia abbiamo chiesto le dimissioni della Minetti, che non è neanche rinviata a giudizio. Siamo di fronte in Parlamento a una richiesta di arresto nei confronti di una persona che fa parte del PD, mi pare che sia una questione politica, avete ragione a fare la domanda. Secondo lei perché il nostro paese è sempre più il paese dei D'Alema, dei Fassino, dei Cicchitto, dei Lutri e non dei Civati, dei Renzi? O perlomeno state emergendo ora come i nuovi quarantenni, la nuova generazione del PD, li chiamano i rottamatori, ma perché solo ora? C'era bisogno di voi già prima? Quello già tanto che si riesca a fare qualcosa, però il problema non è quello di banalmente sostituirsi o fare la guerra a quelli prima, però è di aprire un confronto culturale anche sui temi come quelli che voi, appunto, che erano al centro delle vostre domande, cioè la politica è in pace con se stessa, ha fatto tutto quello che doveva fare in questi anni, la destra sappiamo che sono dei cialtroni, ma quali sono i limiti della nostra politica, quali sono stati, quali sono le responsabilità? Questo è un tema da discutere, francamente noi lo diciamo sempre, è un po' difficile pensare che dopo Berlusconi ci siano gli stessi protagonisti che c'erano prima di Berlusconi, insomma, nella politica italiana, ecco, un po' paradossale. Per esempio, un altro paradosso che mi ha lasciato un po' stupefatto è che lo statuto del PD dice che più di 3 legislature i parlamentari poi se ne devono andare a casa, salvo alcuni casi speciali. Il consiglio direttivo dice che alcuni parlamentari sono talmente indispensabili che possono rimanere più di 3 legislature. Allora io le chiedo, ma sono così indispensabili i D'Alema, i Fassino, i Veltroni? Che l'unico che ha fatto una scelta comunque coraggiosa, almeno sotto il profilo della competizione elettorale delle primarie, è stato Fassino, che ha deciso di, che quindi immagino non si ricandiderà in Parlamento. Dopodiché noi, facevi bene a richiamarlo tu prima, abbiamo parlato di rottamazione, in verità si tratta dello statuto del PD, perché i 3 mandati sono già previsti e le deroghe devono essere sulle dita di una mano, non magari arrivare a 80, 70 come magari è capitato. Ma più che altro perché soprattutto Fassino l'ha già abbondantemente superate le tre legislature e soprattutto c'è anche sua moglie al Senato. Ma non credo che neanche la moglie, comunque Fassino farà il sindaco di Torino, mi auguro. Gli altri insomma, credo che siano dei dirigenti maturi e sappiano che cosa è meglio fare, insomma. Però il problema non sono solo i nostri grandi leader, è l'idea che la politica anche per quelli normali sia, come dire, una stagione molto lunga, secondo me deve essere più breve, insomma. Dopo 2 mandati a consigliere regionale il PD impone giustamente che io non mi ricandidi. Perché non lo facciamo anche in Parlamento? Non so, lo facciamo in Lombardia, lo possiamo fare anche a Roma, no? Parlando di Consiglio regionale, il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, i consiglieri del Movimento 5 Stelle si sono autotassati abbassandosi lo stipendio. Crede che sia un buon provvedimento da prendere anche a livello locale per il Partito Democratico? Secondo me bisogna fare una cosa più seria, che è dimezzare gli stipendi parlamentari dei consiglieri regionali per tutti, perché non è solo un problema di scelte di ciascuno. Anch'io faccio un sacco di cose che non sto a raccontarvi, perché non è che uno dopo deve farsi pure bello con i soldi dei contribuenti perché fa beneficenza, perché fa iniziativa politica, perché sostiene cause giuste. Quelli sono affari nostri, la verità è che lo stipendio potrebbe essere tranquillamente dimezzato. Il consigliere regionale si riesce a fare lo stesso, il parlamentare figuriamoci, per cui un segnale forte, importante va dato, dopodiché con la misura giusta, cioè senza scegliere la demagogia, ma con una legge che regolamenti in modo diverso le cose. Senta, ma secondo lei al prossimo programma di governo che si presenterà per le elezioni politiche ci sarà questo benedetto conflitto di interessi e soprattutto il centrosinistra riuscirà a farla una benedetta legge sul conflitto di interessi che punisca imperi mediatici come quello di Silvio Berlusconi? Beh, io penso che sia necessario fare, anzi, è la cosa più grave che viene contestata al centro-sinistra, non sono io a dirlo, ma tutti quelli in questa piazza la pensano così, che andava fatto qualcosa, è stato provato molto tardi, fuori tempo massimo, e non si è riusciti a intervenire su uno dei settori che
anche sotto il profilo della Costituzione, della libertà e della democrazia di un paese, cioè quello dell'informazione, sono centrali. Parlando della piazza di oggi, il nostro paese, dove ci si gira si vedono tagli alla scuola, tagli alla cultura, tagli all'istruzione, tagli al cinema, tagli alla sicurezza, ma un paese in cui si taglia dovunque, che futuro può avere secondo lei? Ma nessuno, cioè qui è negato, è curioso perché in questa piazza ci sono tutte le persone che pensano che si debba ritornare a parlare di passato, quindi della memoria storica di questo paese e del futuro, per scoprire che magari si possono assomigliare, no? Le grandi idealità del passato possono tornare utili con linguaggi nuovi, con formule di... Invece abbiamo un governo che vive nell'eterno presente e nell'eterna giovinezza di questo premier, che non riesce a invecchiare, che non riesce ad essere consapevole della società che cambia intorno a lui, no? Che punisce paradossalmente, senza voler essere mai punito, tutti i fenomeni delle trasformazioni sociali. Se parliamo dei giovani, ad esempio, non stiamo qua, l'intervista dura un secolo. Un'ultima domanda, mi risponda sinceramente, ma siete pronti alle elezioni o ne avete una paura mortale? No, io anche domani, se si potesse anche domani. Non è che ne abbiamo una paura mortale, secondo me abbiamo perso 6 mesi a parlare di alleanze strampalate, insomma questa è la mia opinione. Mi pare che nel PD la pensassero tutti come Bersani, chissà se mai qualcuno dirà avevamo sbagliato. Grazie mille.